Ciao a tutti, il mio nome è Enrico Villagrossi, sono ricercatore dell'Istituto Stima, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Presenterò oggi l'articolo, Eros-Based Framework to Boost the Manipulation Task, Programming and Execution. Un task di manipolazione è l'abilità che un sistema robotico ha di utilizzare un oggetto manipolato appunto per interagire con l'ambiente circostante e svolgere un determinato compito. Il task solitamente può essere decomposto in azioni e le azioni a loro volta in movimentazioni elementari che solitamente vengono chiamate skill. In generale i task sono in carico a un task planner e che, diciamo, lavorando, ragionando a livello astratto, fa uno scheduling ottimo appunto di tutti i task che compongono un'applicazione. Quando poi si parla di un'applicazione robotica, in realtà il task planner ha in carico una serie di altre funzionalità, quali per esempio la decomposizione dei task in azioni, la decomposizione delle azioni in skill, per esempio la gestione di tutte le informazioni di basso livello, geometriche e così via. Diciamo, si fa presto a comprendere che il task planner sia sovraccaricato di attività e quindi diventa tendenzialmente lento e spesso anche inefficiente. Allo stesso modo, anche un programmatore robot, quando deve affrontare un task di manipolazione, anche se non c'è la presenza di un task planner, si deve far carico appunto di gestire, di decomporre il task in azioni, le azioni in skill, di costruire un programma robot che è tipicamente una lunga lista di move to, fare il teaching in tutti i punti e controllare le traiettorie, quindi verificare che le traiettorie siano pseudo ottime, sulla base della sua esperienza, chiaramente, verificare che non vi siano collisioni e così via. Diciamo che è un'attività iterativa che spesso richiede molto tempo. Per ovviare un po' a questo problema, abbiamo sviluppato un framework per gestire appunto task di manipolazione che sia in grado di ricevere in ingresso delle azioni, decomporle in skill e quindi di gestire tutte le informazioni di basso livello, come le informazioni geometriche dell'applicazione, quindi gestire cinematiche dirette inverse del sistema robotico, gestire la pianificazione del moto, quindi permettendo di caricare dinamicamente diversi motion planner che possono fare pianificazione ottima e soprattutto priva di collisioni all'interno di una scena, e poi di monitorare l'esecuzione delle traiettorie pianificate, di gestire dinamicamente i controllori del robot sulla base della skill che è in esecuzione e di gestire eventualmente anche il tool che è in utilizzo da parte del robot. Questo framework è ampiamente basato su ROS e a sua volta su librerie quali Moovit. In conclusione, quindi abbiamo presentato diciamo un framework che è in grado di avere un certo livello di autonomia nella gestione di azioni e di skill, soprattutto cercando di sgravare il task planner e l'action planner da tutte le funzionalità di basso livello che vengono legate soprattutto al motion planning, al motion control. Quindi il framework è in grado di gestire cinematiche dirette inverse del sistema robot, di gestire la pianificazione del moto che sia essa ottima e soprattutto priva di collisioni e infine di gestire i controllori che sono necessari al sistema robot per eseguire un determinato skill. Come sviluppi futuri prevediamo di sviluppare un HMI che è praticamente concluso per semplificare l'utilizzo appunto di questo framework anche per gli utilizzatori che non sono, diciamo, familiari con ROS e poi di utilizzare questa interfaccia uomo-macchina per andare a fare un confronto con quelli che sono gli strumenti classici di programmazione di un robot, quali per esempio il TeachPendant, e verificare se questi strumenti avanzati permettono di rendere la programmazione più intuitiva e soprattutto di renderla anche più veloce ed efficace, soprattutto in task abbastanza complessi. Infine, il framework che ho presentato è un pacchetto open source che trovate a questo link, sentitevi liberi di utilizzarlo e se volete anche di contribuire. E questo lavoro è stato parzialmente supportato dal progetto Horizon 2020 Sharework. Vi ringrazio per la vostra attenzione.